Mister Bommino, una gara che sembrava volgere con un esito favorevole, poi all'ultimo secondo. Sì, questa situazione del portiere di movimento, forse credevamo di averla allenata e davamo per scontato questa situazione, però purtroppo dobbiamo renderci conto che le squadre metteranno sicuramente il portiere di movimento in questa situazione, quindi dobbiamo correggere qualcosa. Non l'abbiamo fatto con convinzione, siamo stati un po' troppo permissivi anche. Peccato perché la partita l'avevamo dominata per lunghi sprazzi, come ho già detto ad altri, e non credo che siamo stati impensieriti più di tanto, quindi specialmente sul 3-1 non credo che c'erano tante possibilità per riaprire la partita, almeno non vedevo da parte loro altre soluzioni se non quella alla fine della disperazione di giocare col portiere di movimento. Sono stati bravi loro, forse abbiamo sbagliato noi sicuramente, quindi alla fine hanno pareggiato sta partita che magari se avessimo vinto non c'era da gridare allo scandalo. Come al solito lei è molto sibilliaco, si riesce a barcamenare nei meandri della risposta. Però non è un risultato all'abomino prendere due gol negli ultimi 20 secondi di gioco. Infatti è questo che mi rammarica, quindi vuol dire che dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, sicuramente ci lavoreremo, quindi ben vengano che escano subito queste situazioni. Lo so, purtroppo sicuramente ci sono degli errori anche da parte mia, certamente, magari avrò dato per scontato alcune situazioni, quindi cercheremo di recuperare queste situazioni e di far meglio la prossima volta. Mister Lombardo, un risultato inaspettato per le tribune del Pala Ercole, anche se la gara non era iniziata bene. Sì, noi ci aspettavamo una gara così, questa è una gran bella squadra, molto organizzata, difende bene, riparte bene, ha un buon giro palla, ha un taglio in diagonale che noi avevamo preparato in allenamento e nonostante questo riuscivano a infilarci, quindi è stata più una partita di testa che di gambe. Però andare poi sotto di due reti sul 3-1 non ci stava, perché non era un risultato da 3-1, un gap di due gol secondo me non c'era. Qualcosa è scattato nei ragazzi, finalmente. Sarà anche la mossa del quinto uomo, però abbiamo giocato con più idea, con più testa, con più pazienza, cose che prepariamo da una settimana sono entrate per fortuna. È sembrato però che nella fase di avvio di gara è come se mancassero un po' le gambe, soprattutto a Salomao che sembrava non in una perfetta condizione fisica. No, noi stiamo bene, siamo in salute, stiamo bene. Alcuni giocatori hanno le loro caratteristiche, Salomao ha la caratteristica di avere dei tempi di gioco ottimi, ma non posso cercare di certo la velocità. È così, noi stiamo bene fisicamente. Sono un po' deluso dall'approccio mentale alla gara da parte dei miei ragazzi, perché è troppa forzata di giocata, troppa voglia di entrare tra le linee fuori tempo. Lì c'è tanto da lavorare, ma per il resto quando c'è da usare la testa poi hanno fatto un bel gioco, abbiamo recuperato tre gol di gap, non è cosa semplice.